bene. Prova. Ok. Scusate, buongiorno a tutti, scusate, scusate un attimo. È sto pesco. Un attimo, scusate, chiedo la vostra attenzione per favore. Un secondo, chiedo la vostra attenzione. Per cortesia, uniamoci lasciando una circonferenza qui davanti perché ci sarà un performance. Grazie. Venite un po' più avanti, vi chiedo la cortesia di venire un po' più avanti, ma lasciare uno spazio libero qui davanti in modo che possano fare una performance. Grazie. Basta, non venite più, a posto. Ok, grazie. Ciao. Thank you.
Alessandro Cune! Emzozzone 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 Cune! امسال خونه امسال سال 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 خونه Non gli coprire la bandiera. Libertà, libertà per l'Iran. Libertà, libertà per l'Iran. Faccia parlare subito lei. Parliamo adesso? Ci abbiamo tempo fino alle 2 per stare qui. Però alle 2 aspettiamo un altro po' che cantano questi. Ma non doveva cantare. Che facciamo? Scusate, prima di chiudere la manifestazione c'è qualcuno a cui volevamo dare la parola. Innanzitutto grazie a Irene Testa che per 3 mesi e mezzo ha organizzato manifestazioni davanti all'ambasciata iraniana, ha fatto uno sciopero della fame, ha cercato di tenere insieme e grazie a Radio Radicale che ha consentito in qualche modo di riconoscerci in questa manifestazione. È una manifestazione organizzata dal Partito Radicale per i diritti umani di tutti e ovunque, soprattutto laddove in questo momento la comunità internazionale fa finta di non vedere. L'Iran è la nuova frontiera, l'Iran è il futuro del pianeta, perché far finta che non sta accadendo niente è qualcosa che va contro quelli che sono i valori fondamentali dell'Occidente. Alle 2 ci sarà ancora una volta la manifestazione davanti all'ambasciata iraniana. Noi, questo è un punto non di arrivo, è un punto di passaggio. Continueremo queste nostre manifestazioni
Un tempo si diceva l'anno prossimo a Gerusalemme, allora l'anno prossimo a Teheran. La parola Irene Testa. Intanto io dico grazie alle donne e ai ragazzi del popolo iraniano e dico Italia bella mia, sì, la voce del popolo iraniano. Italia, non abbandonare questi ragazzi che lottano in maniera non violenta, che lottano senza armi, che ci chiedono non di esportare armi ma democrazia. Quindi Italia, che finora sei stata silente e solo in queste settimane, nell'ultima settimana, il governo, il Parlamento e l'informazione si sono degnati di dire qualcosa, ma tutto questo non basta, perché noi dobbiamo fermare la mano del boia, noi dobbiamo fermare quello che sta accadendo in Iran. Noi non possiamo sopportare, non possiamo girarci dall'altra parte, perché il regime sta massacrando, torturando, impiccando giovani ragazzi e giovani ragazze che chiedono soltanto la libertà, e noi questo non lo possiamo accettare. L'Italia si deve fare portavoce anche in Europa, deve promuovere con i paesi occidentali la democrazia. L'Italia deve far sentire la propria voce, questo popolo ce lo chiede, perché questo popolo vuole vivere come viviamo noi, vuole vivere in un mondo pieno di diritti e non in un mondo che gli priva qualunque tipo di diritto. E allora, adesso, in prossimità delle festività, non abbassiamo la guardia, perché il popolo inizia a non avere più le energie, è stanco e spetta a noi aiutarlo. Quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dobbiamo essere tutti mobilitati con il popolo iraniano. E adesso intanto voglio dare la parola a chi in questi mesi, in perfetta solitudine, è stato vicino a queste iniziative, alle ragazze e ai ragazzi del popolo iraniano che sono qui in Italia e che chiedono all'Italia bellissima, a quell'Italia che gli ha fatto vedere come si può vivere in una democrazia, a quell'Italia che loro hanno sognato, perché quella che loro sognano è un mondo diverso da quello che sono costretti a vivere. E allora a questi ragazzi adesso la parola, quindi do la parola a Parisa Nazari. Grazie, grazie a tutti per essere qui, per essere vicino a noi anche in questa occasione con questa pioggia. Soltanto volevo dirvi una cosa: Mohan Sedarat Madani, ragazzo di 20 anni, è ancora vivo, è nel braccio della morte, l'hanno portato nella sezione di esecuzioni, ma ancora è vivo. La sua famiglia fino a oggi ha taciuto perché vengono minacciati, le famiglie vengono costantemente minacciate, che se dicono la verità l'impiccagione avverrà ancora prima, ma nel momento in cui hanno capito che ormai l'esecuzione è la imminente, hanno deciso di parlare, e noi abbiamo forse ancora tempo per salvare questo ragazzo di 20 anni che è stato arrestato meno di 2 mesi fa mentre stava manifestando pacificamente. È stato accusato di aver portato un coltello, di aver distrutto la motocicletta di un paramilitare Bassigi. Lui ha negato tutto, ha detto che non ha mai usato un coltello nella sua vita, che ha semplicemente manifestato pacificamente. Ha solo 20 anni e potrebbe essere impiccato domattina, perciò noi abbiamo deciso di andare a chiedere l'autorizzazione per un presidio permanente davanti all'ambasciata iraniana. Non possiamo fermarci finché non verrà rilasciato Mohan e tutti i manifestanti che sono stati arrestati in questi quasi 3 mesi. Perciò speriamo di poter stare lì tutto il tempo necessario, nonostante la pioggia e il freddo, fino a che i prigionieri politici vengono liberati, perché attualmente questa è la richiesta, e chiediamo all'Italia, alla comunità internazionale, al mondo intero di starci accanto. Salviamo Mohan Sedarat. Salviamo Mohan. Salviamo Mohan.
E adesso la parola a Vagi Hossein. Buongiorno a tutti. Buongiorno agli amici iraniani e italiani che, in segno di solidarietà, in questi 3 mesi non ci hanno abbandonati e stanno di nuovo qua insieme a noi per continuare a lottare contro un regime teocratico. Vi abbiamo preparato la nostra dichiarazione. Ve la voglio leggere, questa lettera è scritta da parte della comunità iraniana residente qui a Roma. Siamo di nuovo qua, in piazza, a denunciare quello che sta accadendo in Iran. Ma siamo anche qui a denunciare il silenzio colpevole della comunità internazionale, anche dell'Italia, che ha aspettato che fosse eseguita la prima condanna a morte per prendere una posizione netta contro il governo iraniano. È già qualcosa, ma non basta. In questi mesi siamo stati lasciati soli, isolati, come se la nostra protesta fosse una questione privata, una vicenda da tenere nascosta nell'attesa magari che si calmassero le acque. La Farnesina, che a ottobre aveva espresso cordoglio immediato alle autorità iraniane dopo l'attacco terroristico di Shiraz, per troppo tempo ha taciuto sul massacro in corso. E noi non ce lo siamo dimenticati, non lo possiamo dimenticare. 2 giorni fa Mohsen Shekari è stato ucciso. Aveva solo 23 anni, amava la vita e la libertà. È il primo manifestante condannato a morte, ma non sarà l'unico. La lista di donne e uomini innocenti che saranno giustiziati è lunga e aumenta di giorno in giorno. Dall'omicidio di Mahsa Amini sono state uccise circa 500 cittadini e oltre 20.000 sono stati arrestati. Molti vengono condannati nei tribunali sommari e svolte senza nemmeno un processo. Che cosa intende l'Italia di fare? Che cosa vuole fare la comunità internazionale? Lo abbiamo gridato in questi mesi e continueremo a farlo. Non basta qualche tweet e le foto di facciata per pulirsi la coscienza. La ferma condanna espressa ieri dal presidente Giorgia Meloni è un punto di partenza. Ora però servono azioni forti che costringano il regime a ritirarsi. Perché quando un governo aggredisce, tortura e uccide i propri figli e le proprie figlie senza aver pietà nemmeno dei bambini, significa che non ha più alcuna legittimità. Questo lo diciamo noi, che siamo iraniani, ma devono iniziare a dirlo anche le diplomazie internazionali che in questi 43 anni hanno contribuito a irrobustire il potere di chi in questo momento governa in Iran. Ormai è chiaro che le sanzioni si sono abbattute come una scure solo sulla popolazione, che è stata regalata in una condizione di totale importanza. Mentre per gli affari, con la complicità di tutti i governi, anche di quello italiano, è stato costruito un canale parallelo, dove in questi anni hanno viaggiato petrolio, armi e miliardi di dollari, grazie a cui gli Ayatollah hanno potuto consolidare il loro potere. Fino a quando saremo costretti ad assistere a questo massacro? Per quanto tempo il sangue dei giovani iraniani sarà sepolto sotto i barili di petrolio? Chiediamo un segnale forte. Non c'è più tempo per il tatticismi. Chi tace è complice, e lo voglio ripetere, voglio gridare, chi tace è complice! Fino a quando saremo costretti ad assistere a questo massacro? Facciamo un appello al governo italiano e alla comunità internazionale. L'Unione Europea ha colpevolmente assecondato la Repubblica Islamica, intrattenendo, nonostante l'embargo, rapporti diplomatici e di affari che hanno allungato la vita ad un regime criminale che massacra il nostro popolo in nome di Dio. È necessario compiere un passo significativo, prendere una posizione netta e chiara
per delegittimare il regime iraniano nell'arena internazionale, iniziando con l'espulsione degli ambasciatori della Repubblica Islamica da tutti i paesi. Chiediamo l'immediata risoluzione degli accordi commerciali di ogni genere e l'avvio di pressioni diplomatiche concrete nei confronti di chi ha le mani sporche di sangue e di non restare in silenzio affinché la fiamma della donna vita e libertà non venga spenta. Non siate complici di questa carneficina. Non spegnete i riflettori su quanto sta accadendo in Iran. Non dovete permettere al regime di compiere un massacro ancora più feroce. Donna, vita, libertà! Non ci dimentichiamo del nostro slogan Donna Vita Libertà e continuiamo. Vi chiediamo di unirvi a noi, di sostenerci nella nostra lotta contro un regime guerrafondaio per porre fine a tutti i conflitti causati dalla Repubblica Islamica direttamente e indirettamente nel Medio Oriente e nel mondo. E con questo voglio chiedo al governo italiano e al Senato di dare voce anche alle altre forme di opposizioni che magari non sono organizzate come quelli che sono stati accolti nel Senato in questi giorni. L'opposizione al di fuori dell'Iran non ha un leader. Non permettiamo che un regime sostituisca un altro regime teocratico che in questo momento è in Iran. Vorrei ripetere quello che abbiamo detto anche in lingua farsi per chi dei nostri connazionali magari non percepisce l'italiano e anche per far sentire la nostra voce ai nostri connazionali in Iran, e lo voglio dire a gran voce: ما ملت ایران در خارج از ایران اپوزیسیون های مختلفی داریم و میخوام به دولت ایتالیا و مخصوصا به سنا اعلام کنم که همینطوری که به مهمان نواز بودن و گروه های مختلفی از اپوزیسیون رو توی این روزها در سنا قبول کردن، قابلیت این رو داشته باشن که صداهای دیگر ایرانیانی هم که در خارج از ایران به عنوان اپوزیسیونی هستند که سیستماتیک نیستن و هنوز هیچ ارگانیزاسیونی ندارن، صدای اونها هم باشه. اسپتیامو در مورد جامعه مدنی خواستار این هستیم که صدای ما ملت ایران که وابسته به هیچ گونه اپوزیسیونی نیستیم، ما از مردم ایران هستیم، از ملتی هستیم که این روزها بدون هیچ گونه لیدر توی میدونهای ایران هستن و ادامه میدن به بتالیا و این استقامتی که دارن در مقابل جمهوری اسلامی. ما از شماییم، صدای شماییم و در خارج از ایران ادامه خواهیم داد به انقلاب شما. Grazie a Vagi, mi sembra giusto che le istituzioni italiane possano ricevere anche i giovani, le ragazze del popolo iraniano, quindi se ci ascoltano, i ragazzi sono a disposizione. Pedram che in questi mesi ha lavorato tanto per questa lotta, e a te la parola, Pedram. Volevo solo ringraziare chi è venuto da lontano, ci sono persone che sono venute dalla Sardegna, da Teramo, da Genova, e scusate se dimentico qualcuno, ma grazie a tutti. Pedram. Buongiorno a tutti.
quello che doveva essere detto è stato ben detto da Vagie poco fa. Vorrei aggiungere con dei messaggi chiari, dottor Tajani, onorevole Tajani, onorevole Giorgia Meloni, noi aspettiamo il vostro intervento, ma non condanne, non servono soltanto condanne, non serve soltanto che condanniate, nel mentre voi condannate, loro calpestano i diritti fondamentali dell'essere umano. Oggi è la giornata dei diritti dell'essere umano. Non potete tacere perché, come abbiamo detto, chi tace acconsente. Quindi vi chiediamo, invece di fare la sostituzione di un regime all'altro, perché chi è stato nel blacklist dei terroristi fino all'anno 2012 non può rappresentare il popolo iraniano. Va bene libertà di parola, ma non ai terroristi. Quindi chiediamo a gran voce di raccogliere noi al Senato, perché noi siamo apolitici, non facciamo parte di nessuna organizzazione, non percepiamo somme, staremo qui anche con la pioggia da tutte le città e verremo anche per altre 100 volte perché i diritti umani in Iran non siano calpestati. Quindi accoglieteci e siamo pacifici, gentili senatori, dovete ascoltare la voce del popolo iraniano, non dei terroristi. Grazie. Allora, abbiamo detto che anche l'informazione in questi mesi si è risparmiata, tranne poche eccezioni, e tra queste abbiamo Mariano Giustino di Radio Radicale, che ha informato ogni ora quotidianamente su quanto accade in Iran. Mariano. Grazie davvero Irene, grazie a tutti voi che siete accorsi anche in questo giorno di pioggia per gridare libertà. Ecco, quello che ci stanno insegnando, che ci sta insegnando la popolazione ucraina con la sua resistenza, e quello che ci stanno insegnando in particolare i giovani e le donne in Iran, ma direi tutta la popolazione iraniana, che in questi 84-85 giorni stanno dando vita alla rivoluzione culturale che sta già trasformando il paese. Le donne iraniane hanno già abolito l'obbligo del velo. Lo hanno fatto con la rivoluzione, è di fatto abolito l'obbligo del velo, e il velo è un simbolico per l'abbattimento dell'apartheid di genere, che è come il nuovo muro di Berlino, perché l'obiettivo centrale, lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, lo abbiamo comunicato, perché viene dalle piazze dell'Iran, dalle oltre 130 città iraniane, è l'abbattimento della Repubblica Islamica. Gli slogan più con forza gridati dai manifestanti: fuori la Repubblica Islamica dall'Iran. Noi siamo, i giovani dicono, siamo la generazione del 2000 che non vuole assicurare questo paese, l'Iran, questo grande paese, a un regime teocratico. Hanno capito, e sapete perché non tornano a casa? Perché non vogliono commettere lo stesso errore che fu commesso nel 1979, quando una sola minoranza, una piccola minoranza sparuta, ha preso la testa della rivoluzione per affermare il regime teocratico e imporre la repressione dei diritti fondamentali nel paese. Hanno capito che questa volta devono restare nelle strade e nelle piazze, questo hanno capito. È quello che stiamo osservando, perché il nostro ruolo è quello di documentare, è quello che è la trasformazione che è in atto nel paese. Questa rivoluzione che alcuni ancora negano che esista, perché riportano la propaganda del regime,
la propaganda su cui uno dei tre pilastri su cui si è basato il regime della Repubblica Islamica è appunto quello di tacciare i manifestanti come rivoltosi, come persone, come terroristi, come separatisti, come gente che manovrata dagli stati europei, dagli Stati Uniti o da altre potenze straniere. Nulla di tutto questo, questa rivoluzione che è partita dal basso sta già trasformando il paese, e quando avrà vinto, perché non si torna più indietro, è evidente, è chiaro che nulla ormai in Iran può essere più come prima, ma quando questa rivoluzione avrà raggiunto il suo scopo finale, sarà la rivoluzione del Medio Oriente, la trasformazione dell'intero Medio Oriente, dal Libano alla Siria all'Iraq, e cambierà anche le relazioni tra i paesi, perché questa nuova generazione ha capito, esprime la voglia di diritto e di libertà. Quindi è importante sostenere, perché dalle piazze iraniane ci arriva questo messaggio: il vostro silenzio Italia, il vostro silenzio Europa è la nostra morte. Questo ci arriva, e allora rompere il muro del silenzio significa assicurare la vittoria del diritto, dei diritti dei giovani che vogliono, che rivendicano il proprio essere, la propria vita, i propri diritti che sono naturali. Questa gioventù che ha un'arma, ce l'ha, è internet, è la macchina fotografica. Questa è l'arma, è stata l'arma delle donne anche nelle precedenti rivolte. Ecco, questo vi voglio trasmettere, che stiamo assistendo a un qualcosa di epocale, non è un qualcosa che riguarda un paese, è un qualcosa che riguarda un'intera comunità. Stiamo assistendo alla prima rivoluzione non violenta gandhiana contro un regime dittatoriale, e questa può vincere. Chi in questi giorni dice che ci può essere un dialogo, ci può essere una strada negoziale, ci possono essere i riformisti. A proposito dei riformisti, guardate, questa storia dei riformisti ormai fa ridere, se non fosse tragica la questione, farebbe davvero ridere. Gli unici ad essersi riempiti la testa e essersi fatti prendere in giro dai cosiddetti riformisti iraniani è l'Occidente, ahimè. Sono i paesi del mondo libero, ahimè, che hanno creduto alla favola del riformismo in Iran. Non c'è il riformismo in Iran! Non c'è mai stato! Khatami non è un riformista! Rouhani non era un riformista! Mousavi non era un riformista! Non c'è mai stato il riformismo in questo paese! C'è un regime totalitario, teocratico, e lo sapete, gli iraniani lo sanno. Sapete l'obiettivo principale qual è dei Pasdaran e del regime dei teocratico e del clero sciita? È quello di dominare il mondo con lo sciismo. Questo è l'obiettivo, e volevano la bomba atomica per questo, perché fa parte della loro dottrina. Leggete quello che scrivono i fratelli musulmani sciiti, la fratellanza musulmana sciita, vogliono impossessarsi del mondo, e voi iraniani lo state impedendo, ma non sarete soli. Grazie. Grazie, grazie a Mariano Giustino. Mariano ha parlato di non violenza, ha parlato di Gandhi. Questi sono i principi ispiratori del Partito Radicale, che non oggi, ma già dal 1979 manifestava qui contro il velo, contro l'obbligo del velo. E il Partito Radicale continuerà ad occuparsi di questa battaglia fin tanto che questo regime non andrà a casa. Adesso qui ci sarà una performance di artisti, quindi diamo spazio a loro, e poi
chiudiamo questa manifestazione e l'invito è per chi vuole a recarsi davanti all'ambasciata iraniana. Caro ambasciatore. A un certo punto c'eri tu che parlavi e si vedeva che...